Oggi il nuovo video è molto particolare, infatti mi vedete in questa posizione insolita perché sto per fare il food slime, quindi cercherò di fare lo slime e questa volta cercherò di farlo a forma di gelato, o meglio non solo di gelato in generale, di McFlurry e poi di McCono. Adesso voglio iniziare una serie di video, fatemi sapere se vi può piacere come idea visto che me lo chiedete tantissimo, tutti appunto dedicati allo slime e soprattutto al food slime, che mi sta piacendo un casino perché già sapete la mia passione per le ricette, quindi figuratevi il fatto di poterle ricreare anche utilizzando lo slime, che mi ero divertita tantissimo quando l'avevamo realizzato con vaso. Anzi, se non aveste visto quel video ve lo lascio direttamente nell'info box e intanto noi comincerei a preparare il McCono. Per prima cosa andiamo a mettere un po' di latte per il corpo. Io avevo in casa questo qui, però veramente va bene qualunque tipo di latte corpo. Secondo me in questo caso l'importante è che il colore sia tendente al bianco, perché comunque noi dobbiamo fare un gelato che abbia la base bianca. Poi prendiamo l'amido di mais o maizena e ne mettiamo un pochino, perché comunque devo andare a riempire un intero cono. Poi per il McFlurry penso ne metteremo un po' di più, però intanto cerchiamo di far venire questo, che già così sono un attimo preoccupata. Poi andiamo ad aggiungere, vediamo se ce la faccio, un po' di colla vinilica. Questo qui è un boccettone di Vinavil enorme che avevo preso alla Cidac, se non sbaglio, e l'ho quasi già consumato. E quindi andiamo poi a girare il tutto. Forse avevo esagerato un po' con la farina di mais, con l'amido di mais, però nel caso andiamo ad aggiungere un po' di più del resto del composto e in teoria dovrei risolvere le cose. Ormai vado tipo a occhio perché l'ho fatto tantissime volte, anche se così tutto bianco sinceramente è la prima volta che lo faccio, perché di solito mi diverto con i colori, comunque mi diverto a farne di colori diversi. Mi sembra però che piano piano la farina si stia rapprendendo, fa un po' di grumi ma ce la stiamo facendo secondo me. Volendo si può mettere anche un pochino di essenza di vaniglia, solo che l'ho finita dall'ultima volta che abbiamo fatto la torta, mi pare la torta paradiso, non mi ricordo più, comunque l'ho cercata in tutti i modi, in casa non c'è, quindi alla fine in questo caso non l'aggiungo, però se aggiungete l'essenza di vaniglia secondo me è ancora più simile al gelato del McDonald's. A questo punto il composto secondo me è già abbastanza rappreso, quindi andiamo ad aggiungere pochissima acqua, ma proprio pochissima. Lasciamola così, poi se mai ne vado ad aggiungere ancora e continuo a mescolare. Andiamo avanti e aggiungiamo un po' di sapone per i piatti, non troppo che non voglio che me lo faccia diventare troppo verde, e anche in questo caso ne uso uno, ma veramente va bene qualunque cosa, un qualsiasi sapone per piatti che avete in casa va benissimo. Secondo me come consistenza ci siamo anche già alla grande, spero di averne fatto una dose adatta a riempire un cono, non ci ho pensato sinceramente. Ecco, vedete che il verde comunque si amalgama abbastanza bene con il bianco e non si vede. Adesso è ancora super liquido perché poi l'addensante lo andiamo a mettere alla fine. Aggiungo ancora pochissima schiuma da barba e continuo a mescolare. Col fatto che ci sono tutti ingredienti bianchi in teoria dovrebbe uscire un bel maxi cono, anzi mac cono. Mi sembra un po' troppo liquido, quindi vado ad aggiungere ancora un pochino di amido di mais, e secondo me così lo farà prendere meglio, perché adesso abbiamo aggiunto solo elementi liquidi praticamente. Comunque è veramente una figata perché così sembra il proprio il gelato quando in estate fa caldo e inizia a sciogliersi, ha tipo un aspetto super invitante. Adesso viene la parte bella, cioè speriamo che sia andato tutto bene, e dovrebbe venire la parte bella adesso, nel senso che vado ad aggiungere l'acido borico, questo qui si trova tranquillamente in farmacia, ne metto un pochino e dovrebbe già iniziare ad addensarsi, così riusciamo anche a renderci conto, ecco che si sta addensando, eccolo qui. Adoro questa parte della ricetta, veramente. Adoro vedere come si addensa. Se ne aggiungiamo ancora un po' e poi probabilmente aggiungo anche un po' di liquido delle lenti a contatto. Però vedete, è già diventato molto molto denso. È più difficile da lavorare. Vedete che è proprio consistente. Ho aggiunto ancora un pochino di amido di mais perché mi sembrava ancora troppo appiccicoso e soprattutto troppo liquido. Probabilmente ho esagerato con le dosi della colla vinilica, però appunto io tutte le volte vado a occhio,
quindi dipende un po', a volte mi riesce meglio, a volte me ne esce un po' di più, insomma, vado un pochino a caso, però adesso continuiamo a mescolare e dovremmo esserci. Secondo me ci siamo quasi, l'unica cosa che stavo provando ed è ancora un po' appiccicoso, quindi magari aggiungo ancora un pochino di maizena, però si era preso alla grande e ha proprio la consistenza tipica del gelato, proprio del cono, quello del McDonald's che quando scende fa tutta la striscia così. Adesso vediamo se riesco a fargliela fare, questa qui, solo che appunto è ancora leggermente appiccicoso, quindi è meglio lavorarlo ancora un attimo. Eccolo qui il nostro fluffy slime, se lo vedete leggermente verde è perché forse, ma è pochissimo, è impercettibile, però forse ho leggermente esagerato con lo svelto, quindi con il liquido per lavare i piatti, però la consistenza c'è, è fighissimo e sembra proprio compatto stile gelato, quindi adesso dobbiamo solo andarlo a mettere sul nostro cono. Iniziamo. Eccolo qui. Cioè, è perfetto. Praticamente è uguale al cono gelato del McDonald's. È bellissimo. Ora mi viene voglia di giocarci e di continuare a fare questa cosa. Perché è proprio cremoso. Sembra gelato. Fantastico, sono contentissima. Adesso andiamo a fare il McFlurry. Però questa volta uso degli ingredienti diversi, quindi dovrebbe essere pure più veloce l'altra ricetta, tanto secondo me viene gelatoso allo stesso modo, troppo troppo bello. No vabbè, ma quanto è realistico, adesso passerò il tempo a gasarmi di questa cosa, per essere il primo esperimento con il food slime secondo me è riuscito alla grande. Adesso non diciamo troppo forte che andiamo a provare a fare il McFlurry. Voilà, adesso andiamo a creare il nostro McFlurry con gli Smarties, quindi, però lo creiamo con un'altra ricetta di slime che è molto più veloce di quella precedente. Ora uso questa bacinella perché mi è comoda ed è quella che solitamente uso per gli slime. Iniziamo dalla colla. Ce ne vuole tantissima e io ovviamente ho finito quella mega gigante. Questo deve venire molto più grande di quello di prima perché il cono era più piccolino da riempire. Ma la cosina del McFlurry invece, il cartoncino del McFlurry è veramente molto grande, quindi ci vuole tantissimo slime. E la colla è il mio ingrediente principale in questa ricetta. Poi aggiungiamo pochissima acqua, proprio giusto un pochino. E andiamo a mescolare, se è poca piuttosto la vado ad aggiungere, ma meglio metterne meno che troppa, perché ho visto che se sbaglio le dosi di acqua si sballa proprio tutto lo slime. A questo punto andiamo a prendere direttamente il Dixan. Di Dixan ne prendo giusto un misurino, anche questo è verde quindi rischiamo l'effetto che abbiamo ottenuto con l'altro, cioè che venisse leggermente verde, ma poi tanto andiamo ad aggiungere un altro ingrediente, insomma comunque lo aggiungiamo piano piano e a filo, mescoliamo perché questo è l'addensante principale. Vedete, inizio a mescolare, poi ne aggiungo ancora un po', sempre a filo, rimescolo e lo slime già pian piano si sta addensando. Considerate che rispetto a prima ci sono delle dosi maggiori, quindi devo andare un pochino più a occhio, ci vorrà un attimo di più. Adesso è bello duro da girare e ci andiamo a mettere ancora un pochino di bicarbonato. Ne metto poco perché questo è molto addensante, ho notato. E poi mescolo e man mano eventualmente vado ad aggiungerne di più. Però anche in questo caso è sempre meglio andare a occhio e metterne meno piuttosto che di più. Guardate com'è bello gelatoso anche questo. Sembra proprio una bella crema di gelato come quella che fuoriesce dalle macchinette al Mac. Eccolo qui il nostro gelato per il McFlurry. Secondo me anche come dosi ci siamo, dovremmo riuscire a riempire la coppetta, si stacca proprio completamente e anche se ci metto le dita rimane così, ma le dita rimangono pulite. Che bello che è venuto, è anche meno verde di prima, anche dal cucchiaio si stacca completamente, solo che mi sto divertendo a girarlo e rigirarlo, troppo bello. Adesso lo lavoro ancora un pochino con le mani, poi andiamo a inserirlo nella nostra confezione del McFlurry e poi dobbiamo creare gli Smarties. Ok, andiamo ad inserirlo, piano piano si stacca e va a riempire il nostro McFlurry. Guardate che bella la consistenza. Ta-da! Adesso non ci resta che creare i nostri Smarties. Questo qui sembra proprio gelato
Alla grande. Adesso per creare i nostri Smarties usiamo il Didò, i Play-Doh. In realtà si potrebbe usare anche il Fimo, però non ce l'ho in casa, quindi preferisco tentare con questi. Ne prendo praticamente poco e inizio a lavorarlo con le mani in modo da creare più o meno un tondo, insomma, che assomigli a uno Smarties. Col Fimo sarebbe venuto sicuramente meglio, però avendo in casa solo questi, secondo me può comunque essere un'idea carina. E lo facciamo blu, poi lo facciamo anche viola. Gli Smarties hanno tantissimi colori e tantissime forme, anche loro non sono super regolari, quindi possiamo sbizzarrirci un po'. Andiamo anche con il verde. Sì, secondo me col Fimo vengono più realistici, quindi se ce lo avete vi conviene usare quello, però anche così non mi dispiacciono, dai, sembrano proprio degli Smarties. Ce lo mettiamo anche giallo e poi andiamo a ricominciare da capo con i colori. No, vabbè, ma quanto sembra gelatoso, che fa anche tutte le bollicine. Ho deciso di usare anche quelli rosa perché sennò mi sembrava che fosse troppo poco colorato, però guardate che bello. Praticamente manca solo di inserirlo nella macchinetta, quella che mescola tutto, e diventa uguale al McFlurry con gli Smarties. Quindi siamo riusciti a completare anche questo slime a forma di cibo. Fatemi sapere magari con un commento qui sotto se questa serie di video vi può piacere e se magari avete qualche richiesta particolare, così se riesco voglio realizzare anche qualche video insieme a Baso. Intanto io ora mi metto a fare delle foto per questi slime perché sono veramente contentissima di come sono venuti. Super soddisfatta del risultato. E noi in ogni caso ci vediamo domani col nuovo video. Ciao!